una soddisfazione, se non altro vedere che in un momento difficile per il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle della nostra provincia ha tenuto un pochino meglio e soprattutto nella città di Fano abbiamo avuto l'11% dei consensi, il che insomma è comunque un dato abbastanza positivo perché evidentemente i cittadini hanno apprezzato in una qualche forma il nostro lavoro sul territorio. Per quali temi si batterà? Naturalmente il tema principe per cui mi batterò è il tema della sanità, quello che ho seguito per diversi anni in consiglio comunale. Adesso ho la fortuna, la responsabilità di essere stata eletta nell'organo che si occupa principalmente di sanità, perché l'80% del bilancio regionale, come sapete, riguarda la sanità. Quindi il centrodestra che ha vinto poi le elezioni si è speso in tante promesse durante la campagna elettorale. Io, insieme alla mia collega Simona Lupini, verificheremo che queste promesse vengano mantenute. Poi tra i vari argomenti, i vari temi, c'è sicuramente il rispetto delle donne a tutto tondo, quindi parità di genere, politiche di genere. Certamente, come sapete, io stessa sono stata oggetto di insulti sessisti, se così si può dire, perché forse ci sono aggravanti maggiori, perché erano proprio insulti di una volgarità inaudita tramite i social. Non è un caso isolato, perché nella nostra provincia siamo state ben 3 candidate a denunciare questi spiacevolissimi inconvenienti. Comunque, certamente il dato positivo è che il Movimento 5 Stelle ha eletto 2 donne giovani, e ci batteremo. Poi Simona Lupini, tra l'altro, ha proprio attualmente la delega alle pari opportunità e servizi sociali per l'assessorato di Fabriano con il Movimento 5 Stelle, e quindi è più di me forse addentro a queste tematiche. Porteremo avanti sicuramente una politica di genere profonda per l'emancipazione delle donne, soprattutto perché ci sia il rispetto delle donne che hanno dei ruoli pubblici, come appunto fare politica. Sicuramente bisognerà riflettere anche su un linguaggio che sia inclusivo, ecco. Anche se a livello di rappresentanza, proprio in consiglio regionale, diciamo che come donne sarete soltanto il 25% circa. Certo, purtroppo il dato è un dato negativo, anche se c'è la preferenza di genere, no? Che è stata apportata a questa nuova legge regionale, quindi c'era la possibilità di votare una donna e un uomo contemporaneamente. Siamo state elette in pochissime rappresentanti. Ripeto che sono contenta che invece le rappresentanti del Movimento 5 Stelle siano entrambe donne. E questa è una cosa veramente particolare, perché in tutti gli altri partiti la X è stata messa, o il nome è stato scritto, principalmente per uomini.